allora complimentoni a quei pochissimi che hanno indovinato l'attaccante brasiliano misterioso. Sto parlando proprio di lui, un attaccante che avevo già affrontato in passato, ovvero Vitinho. E allora, per prima cosa andiamo a cercare di inserire una contropartita tecnica per andare a comprare questo bravo attaccante che sale tanto, tra l'altro. E allora, andiamo a scambiarlo magari con un altro attaccante brasiliano. Sto parlando di Gabigol. Vediamo, 3 milioni per quanto riguarda il conguaglio. Gabigol che è comunque stato strapagato. Io direi di fare una nuova offerta per il cartellino per quanto riguarda il conguaglio, così lo chiamate, il conguaglio, come direbbe il buon Domenico. E allora andiamo ad avanzare con 1 milione. Tra l'altro vi chiederete chi è Domenico, lo scoprirete poi magari chissà più avanti. In ogni caso accettano, va bene, CSKA che va avanti con la trattativa. Nuova trattativa di mercato, voglio andare a comprare il fenomeno di casa Juventus, ovvero Marco Piazza. Potrebbe essere proprio lui il sostituto, che è così giovane, così secondo me pronto a sostituire in caso di necessità Perisic. Andiamo ad inserire anche qui una contropartita tecnica magari con Mattias Vecino. La Juve cerca però un difensore centrale. Direi che possiamo fare un'offerta per quanto riguarda Piazza soltanto con cash. 17 milioni, avanziamo l'offerta, vediamo se riusciamo ad acquistarlo, lo portiamo a casa. Mi dispiace, il minimo è 18 milioni, ragazzi, costa tanto, ma secondo me ne vale la pena. Accettiamo, il futuro della fascia sinistra dell'Inter è con lui, con Marco Piazza. Allora, contratto importante, un ruolo importante per il bravo Marco, che potrebbe anche prendere la numero 7 come maglia, un numero importantissimo a mio parere. Allora, io direi che il contratto potrebbe durare almeno 5 anni, anche perché il giocatore è giovane, infatti l'offerta lo soddisfa. Io direi che possiamo fare... 105.000 però sono tanti. Abbiamo anche poco budget di trasferimenti disponibili. Io direi che possiamo avanzare l'offerta con 105.000 e un bonus di ingaggio di 1.450.000 che viene accettato. E arriva lui, il nuovo fenomeno dalla Juve. Ultimi 2 giorni per quanto riguarda il termine del calciomercato 2018. Vorrei dirvi anche 2019, ma è gennaio 2018 e ha la numero 29 Piazza, che sicuramente ve l'ho detto, vorrei mettergli la numero 7. Se siete a mio parere, secondo me, siete d'accordo con me, scrivetemelo qui sotto. Se non siete d'accordo con me, scrivetemi un altro numero di maglia per quanto riguarda Piazza. Scrivetemelo nei commenti, voglio tanti commenti, oltre naturalmente alle risposte del contest che ci sarà alla fine del video. Non andate alla fine del video, altrimenti vi taglio le dita. E allora, io direi che mancano 5 ore al termine, vediamo se succede qualcosa in questa finestra di mercato. 4 ore al termine con il Cagliari che continua a acquistare un sacco di giocatori. 3 ore al termine, vediamo che cosa succede. Arriva una mail in ufficio e c'è un'offerta di trasferimento per Daniele Baselli, 25 milioni di euro da parte della Lazio. Non sono pochi, il giocatore vale 21 milioni di euro. Io direi che possiamo andare a trattare, voglio assolutamente guadagnare tanto per quanto riguarda una papabile vendita di Baselli. Giocatore italiano, giocatore appetibile per tante squadre, a mio parere un regista con i piedi delicati. 38 milioni per quanto riguarda la mia richiesta del cartellino. Pesto dentro nella scrivania, si sentirà un rumore micidiale, ma non importa. Riteniamo l'offerta di 35 milioni più adatta. No, però dai, 25 milioni no. Io volevo sparare a 38, ho abbassato a 35, sono stato anche bravo. Però vabbè, facciamo una nuova offerta per il cartellino. Proviamo a questo punto con 30 milioni di euro. Avanziamo l'offerta, vediamo che cosa succede. Ancora 25 milioni. Io direi allora a questo punto che possiamo soltanto abbassare a 26 e mezzo. Avanziamo l'offerta, vediamo che cosa succede. 26. Dai, vabbè, per 1,5 milioni salta la trattativa. Vabbè, salutoni a Lotito. Il mercato è terminato, ma c'è il match dei match. Inter contro Juventus.
siamo in casa, siamo a San Siro, dobbiamo affrontare i bianconeri con la voglia di vincere, la voglia di dominare. Eccoli qua, i due capitani che entrano in campo, Maurizio Icardi contro Gigi Buffon, ed eccoli qui i nostri giocatori, il nostro terzetto della tre quarti, Di Maria, Perisic e Pastore, dietro al capitano Maurizio Icardi. Un bel terzetto di argentini, Perisic ormai argentino acquisito, in quanto secondo me i piedi da argentino secondo me li ha, però non so come mai, ma io ho sempre quel collegamento tra Perisic e Robben che non so, ho sempre quel collegamento lì, sarà perché hanno giocato entrambi in Bundesliga. In ogni caso, comunque, con Di Maria il passaggio per Oziakup, che non anticipa, e allora c'è la Juventus con Gonzalo Higuaín, il passaggio per il numero 10 Dybala, attenzione, qua ci mette una pezza e allora riparte da dietro con Handanovic, colpo di testa, Marrone titolare nella Juventus, incredibile, Bernardeschi per Marrone con la numero 26, cerca il giocatore della Juventus, indietreggia con Bernardeschi, ancora lui, Bernardeschi scarta, attenzione, Bakayoko, Higuaín, il tiro, parata plastica per Handanovic. Widmer, sale Widmer, non è fuori il pallone, allora sale a questo punto Di Maria, cerca l'uomo, Di Maria, lo trova in Icardi, pronto il tiro, una bomba a lato, Perisic in area di rigore, si gira, ancora Perisic, cade, calcio di rigore per l'Inter, giallo per Cedric, terzino destro di questa Juventus, Oziakup è pronto alle proteste, ma il rigore ormai c'è, e tra l'altro che cosa protesti, che tanto comunque il rigore è a nostro favore. E allora Icardi contro Maurito, Icardi contro Buffon, cosa sto dicendo, però ci stava, Icardi contro Maurito potrebbe essere una roba alla Marzullo. In ogni caso segna lui, in vantaggio c'è l'Inter con una rete a zero. La mia idea di cronaca era Maurizio Icardi contro Gigi Buffon, due capitani a confronto dal dischetto, eccolo qua, che potrebbe tirare dei bestemmioni giganteschi, ma secondo me sarebbe troppo blasfemo per questa piattaforma, ovvero YouTube Italia. Calcio di punizione, c'è Dybala che fa un bel pallonetto per Alexandro libero, e la parata, il tuffo di Handanovic, ancora 1-0 per l'Inter, calcio d'angolo, c'è ancora lui, c'è il numero 10, cerca l'uomo, va in rete la Juventus con il suo ariete, con il suo numero 9, sto parlando di Higuaín, riguardiamo qua la rete di testa e come vedete anche dagli spalti, fino alla fine la Juve ci crede, 1-1. Bakayoko sale e non si tira indietro, Icardi, cambia la direzione, Icardi, che rete allo scadere nei minuti di recupero, Mauro Icardi sotto la curva con João Mario, 2-1, la rete del vantaggio di Icardi, andiamo a rivederla. Grandissimo merito di Bakayoko con una cavalcata incredibile sulla fascia, va a passarla, Mauro Icardi cambia la direzione e la tira sotto l'incrocio, difesa ad oltranza, ma termina il match, vince l'Inter 2-1, e allora va a cappeggiare sui bianconeri, sulla Juventus, anche in classifica. Benvenuti a tutti, benvenuti in questa conferenza stampa. Sapete già cosa vi sto per dire, vedete già il mio sorriso, 45.000 denti, e dai, sono abbastanza scherzoso perché questa vittoria è frutto di veramente di tanto lavoro in campo, tanto lavoro che ha finalmente portato i suoi frutti, finalmente portato una vittoria che desideravo da tanto, fin da quando ho iniziato questa mia avventura sulla panchina nero-azzurra. Ho sempre dato il massimo per superare questa Juventus, una Juventus competitiva, davvero a livello mondiale, non mi voglio limitare al campionato di Serie A,
E devo dire una cosa, questa vittoria la dedico anche a Walter Sabatini, che è stato veramente eccezionale, è stato un collaboratore bravissimo. Chiaro, non lo sto sicuramente nominando come se fosse morto, no, assolutamente, si toccherà. Sinceramente voglio ringraziarlo perché ha portato dei giocatori che servivano in campo, apportando queste modifiche a livello sia di centrocampo sia negli altri ruoli. Abbiamo colmato il gap tecnico che c'era tra noi e la Juventus. E niente, il risultato l'avete visto tutti voi sul campo. 2 settimane di infortunio per Javier Pastore. Contusione al costato, un infortunio che non ci voleva, importantissimo Pastore per questa squadra, ma dobbiamo fare a meno di lui. Ci siamo ragazzi, questa è la prima partita di Champions League. L'Inter scende in campo a San Siro contro lo Schalke 04. Ricordi amari, anzi, sottolineo, ricordi amarissimi dell'Inter contro lo Schalke l'anno successivo al triplete. Ricordo ancora come se fosse ieri quelle scivolate di Ranocchia. Ricordo come se fosse ieri l'approdo in campo di un campionissimo della porta. Sto parlando di Neuer che approdava in Champions League con lo Schalke 04 prima di arrivare al Bayern Monaco e diventare un campionissimo anche per quanto riguarda la nazionale. Eccolo qui il primo piano del nostro capitano, sto parlando di Icardi, temibilissimo Icardi. Checo, occhio perché c'è il giocatore. Checo, lo ricordo, al Catania, sempre se è ancora lui, non so. In ogni caso è qua pronto, attenzione il passaggio e la parata straordinaria di Handanovic. Calcio di punizione, c'è Tyson che la calcia vicino all'area di rigore. Allora a questo punto c'è Di Maria, il passaggio per Torreira, numero 14 dell'Inter, sale Torreira, però mancano i giocatori. Allora a questo punto cerco di indietreggiare, cerco l'avanzamento di tutti gli altri, il passaggio che arriva a Di Maria per un pelo, 2 minuti di recupero, 0-0, non può terminare così e invece termina in questo modo. Un solo punto in Champions League contro lo Schalke 04, termina 0-0. La squadra Everton si è detta interessata ad acquistare Kondogbia. Incredibile, tra l'altro, 14 milioni e 3 l'offerta, andiamo subitissimo a trattarla, perché se riusciamo a guadagnare qualcosa da Kondogbia, ragazzi, sarebbe veramente magnifico. E allora a questo punto proviamo con una cifra tondissima, ovvero 20 milioni di euro per Kondogbia all'Everton. Vediamo che cosa succede. È l'ultima offerta, ancora 14 e 3. Ci proviamo ad avvicinarci con una controfferta, ci avviciniamo con magari 16 milioni e 500 mila, avanziamo e vediamo che cosa succede. 16 milioni e mezzo lo accetta Koeman. Koeman, com'è? In ogni caso se ne va, ciao Kondogbia. E vai, venduto! Kondogbia se ne va all'Everton e 13 milioni e mezzo sono disponibili per la prossima finestra di mercato. Ma attenzione perché c'è anche un'offerta per il trasferimento di Daniele Padelli e ragazzi, potrebbe ritornare al Toro per un'offerta di 2 milioni e 4. Lo so, sono pochi, ma ha 32 anni d'età e io a questo punto accetterei per guadagnare ancora altri soldi.
aver perso contro la Roma, ma approdiamo nella terza partita a San Siro di Champions League, dove abbiamo vinto contro il Ghent, come cavolo si chiama, adesso non mi ricordo più. In ogni caso vi volevo dire che questa è una partita fantastica, perché questa è la squadra più forte del girone. Sto parlando dell'Atletico di Madrid con la nostra vecchia conoscenza. Sto parlando di Simeone. E allora ragazzi, eccolo qua, l'attaccante più importante della squadra, Griezmann, numero 7 di questa bellissima squadra, il Ghent, squadra che ha 0 punti, 4 punti per l'Inter dopo il pareggio con lo Schalke e la vittoria contro il Ghent. E adesso è arrivato il momento di affrontare al meglio l'Atletico Madrid a San Siro. Parte subito con il calcio d'inizio di Mauro Icardi. E allora, il passaggio, il retropassaggio per Di Maria con Bakayoko, il passaggio per Widmer sulla destra, ancora per il centro con Di Maria. Molto bene, subito l'Inter con questa rimessa laterale. E allora ripartiamo subito con bello il colpo di tacco per Widmer, numeri ancora per lui. Ottimo il terzino destro Widmer, tanta roba. Oziakup, numeri per lui, cerca in libertà Bakayoko, Pastore per Icardi, non ci arriva, allora rimette il pallone Bakayoko dal centro. Oziakup, passaggio per Pastore, trequartista straordinario, attenzione Icardi, Oblak para il tiro. Pastore, bellissimo il pallonetto, a liberare Icardi, 1-0, bellissima la sua rete, formato Champions League. Ed eccola qui l'esultanza tutta argentina dei nostri giocatori. E intanto suona il telefono, perché siete sempre voi a scrivermi 8 miliardi di commenti, e sono pronto anche a rispondervi dopo aver registrato questa bellissima partita. Pastore, ancora lui, sulla tre quarti, Pastore cerca Icardi, trova invece Piazza, il nuovo numero 7 dell'Inter, arriva ed eccolo qui ad innalzarsi al cielo con un'ottima rete in Champions contro l'Atletico Madrid. Strepitosa rete, riguardiamola qui, tanta roba. Quale sarà il risultato finale tra Inter e Atletico Madrid? Scrivete correttamente il risultato qui sotto nei commenti. Coloro che indovineranno saranno salutati nel mio profilo Instagram Mario_Pquadro, quindi indovinate, commentate, mettete like al video se vi è piaciuto. E allora ragazzi, con questo concludo. Buon anno a tutti, vi aspetto con l'anno nuovo e tante sorprese nel canale Pquadro. Ciao!